Allora, il tema di oggi, diciamo, il titolo potrebbe portare un po' in inganno perché di fatto ho cambiato molte volte il contenuto di questa oretta insieme, ovvero il titolo che ho dato alla conferenza è La matematica ricreativa dalla storia alla scuola di oggi, ma avendo già parlato in qualche modo al convegno della Sisma Ferrara, di alcuni aspetti della storia, ho cercato un po' più di concentrarmi su quello che poi sono stati i contributi nella storia di alcuni matematici e non da un punto di vista di quelli che poi sono gli elementi fondanti di un approccio pedagogico della matematica attraverso il gioco nella scuola. Quando parliamo di scuola, parlo di scuola dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di secondo grado. Ci tengo a sottolinearlo perché, come diceva Erika, io insegno in un istituto tecnico romano. Se vedete, faccio fatica a mettere le classiche affiliazioni, nel senso che lì trovate tre riferimenti: l'Università di Roma 3, presso la quale ho collaborato per anni, sono un cultore lì al Dipartimento di Scienza e Formazione con la professoressa Namnyan Gaska, ma ho conseguito recentemente appunto il dottorato di ricerca in matematica al Dipartimento, l'associazione Tocalon, di cui sono uno dei soci fondatori, che è un'associazione di insegnanti, ente accreditato per la formazione docenti dal Ministero, e la mia scuola, che è un istituto tecnico di indirizzo tecnologico a Roma. Ci tengo a sottolineare queste tre entità perché io sono tutte e tre queste cose e in qualche modo mi piacerebbe molto che ci fossero sempre più persone così, magari sostituendo a Tocalon Matesis, no, per dire, o un'associazione o qualcosa che ti permetta di avere un momento di confronto con altri docenti, di condivisione, di paragone, che sia un sostegno nel lavoro quotidiano che, permettetemi di dire, il lavoro dell'insegnante è forse il lavoro più, dicevo prima, al caffè, autoreferenziale del mondo. Noi chiudiamo la nostra porta, siamo noi. E per quanto si possa scrivere o leggere sui giornali, nessuno poi ci può dire niente, quindi possiamo fare o non fare, disfare quello che vogliamo, e quando facciamo delle cose che non vanno, brutte, è un problema non solo per noi, ma anche per i nostri studenti. Ma io aggiungo, quando facciamo delle cose belle, secondo me è un problema non condividerle. Cioè, tokalon è una parola greca che vuol dire il bello, il valore, ciò che vale, tratta da una frase di San Paolo che dice: vagliate tutto e trattenete tokalon, proprio ciò che vale, come il setaccio che tiene le pepite d'oro. Ecco, io condividere il bello che faccio nelle mie aule è quello che auspico che possano fare tutti, e per questo credo ancora nella presenza fisica. Io oggi sarò più ore in treno che qui a Torino, ma ho tenuto molto, nonostante ormai si possa fare tutto a distanza, no? A farlo in presenza proprio perché volevo in qualche modo che passasse questo messaggio, oltre naturalmente alle colleghe Patrizia e Daniela che sono qui e che ho approfittato per venire a trovare. Dalla storia della scuola di oggi, quindi, dicevo, mi concentrerò su due punti fondamentalmente. Un punto l'ho chiamato Sulle spalle di giganti, parlerò di alcuni contributi. Il primo, il meno noto, del russo Kordensky, poi dei contributi dentro la rivista Mathematics in School, Miguel de Guzmán, lo spagnolo Miguel de Guzmán, il funambolico Zoltán Dines, di cui ho voluto riproporre un esempio che poi vi invito, magari chi sarà interessato lo condividerò con la Mathesis, c'è cioè un documento veramente interessante. Tra le tante cose che ha scritto, che secondo me è da utilizzare per chi si occupa di didattica, e poi una recente pubblicazione di un matematico contemporaneo che si chiama Francis Su, anche presidente dell'Associazione Matematica Americana degli Stati Uniti. Dirò un paio di cose che c'entrano sul tema appunto del gioco e della matematica ricreativa. E poi nella seconda parte mi concentrerò su un piccolo esempio in cui un po' di storia la mettiamo come protagonista,
ho preso un esempio di un problema ricreativo e di come poi da quel problema siamo arrivati ai giorni nostri, a un gioco proprio fisico che abbiamo utilizzato nelle classi in questo periodo. Allora, sulle spalle, prima di tutto però c'è un tema. Ma cos'è la matematica ricreativa? Qual è il rapporto culturale fra matematica e gioco? Ecco, io ho voluto introdurre il tutto con questa slide per dire che se io fossi qui a dirvi cos'è la matematica ricreativa e a rispondere con una definizione sarei decisamente superficiale. Non per accusare di superficialità chi ha fatto questo sforzo negli anni, perché comunque ci sono tantissimi assolutamente rinomati nel loro campo che hanno lavorato in modo serio rispetto a questa questione, però ho fatto questa slide per dire che senza un contributo complementare di storia, antropologia e epistemologia non si può approcciarsi al mondo della matematica ricreativa, a un mondo di una matematica ricreativa che, come mostro in questa slide, che sintetizza, non questa, ma questa, che sintetizza in modo mirabile quello che è stato, diciamo veramente in una sintesi di volti, il lavoro storico, uno dei lavori storici del mio dottorato di ricerca, in un'espressione, che è l'espressione un patrimonio culturale immenso. Mi ricordo nella discussione di dottorato mi è stato detto, ma da un professore spagnolo, mi è stato detto se era un patrimonio dell'UNESCO, no? Se era possibile definire la matematica ricreativa come patrimonio dell'UNESCO. Perché il tema è che la matematica ricreativa c'è da secoli, c'è in tutte le storie, se andiamo nei tempi più recenti, ci sono sempre dei capitoli, dei paragrafi, dei liberabaci, cioè ci sono mondi, no? Cioè, dagli antichi greci fino ad oggi c'è una tradizione che prima orale, poi scritta, si tramanda in tutte le nazioni, quindi da Oriente a Occidente, ci sono addirittura testi in cui anziché catalogare per contenuti matematici si cataloga per aree geografiche, no? Quindi questo problema negli Arabi, questo problema a Bisanzio, questo problema in un altro contesto, cioè con una caratterizzazione molto interessante, o i famosi problemi che insomma conosciamo di Alcuino di York, il problema del lupo, la capra e il cavolo, no? Cioè, che c'è nelle varie forme, no? In Africa si è ritrovato, adesso non ricordo com'era, tipo il leopardo, cioè cambiava l'animale, l'ortaggio, no? L'idea era sempre quello, no? Ecco questo patrimonio culturale immenso che, indagato in modo interessante, in modo, come dire, sistematico, ci ha permesso di dire che la matematica ricreativa non è solo quel coacervo di singoli aneddoti, episodi, rompicapo, no? Ci sono tantissime raccolte, poi c'è stato il boom delle raccolte di matematica ricreativa tra il fine 800 e i primi del 900, che poi è ripreso fino ai giorni nostri. Non è solo raccogliere tanti aneddoti scegliendo un criterio di classificazione, e questo è stato parte comunque del mio lavoro, ma è qualcosa di molto più profondo. Questo che ha un collegamento con la storia della cultura umana, con l'evoluzione delle varie culture, che ci porta fondamentalmente a restituire, come usavano dire nell'ultimo capitolo del libro Pensare in matematica, Giorgio Isa e Elena Mignangasca, a restituire la matematica alla cultura, la matematica ricreativa in questo caso alla cultura. Però di questo, se vedete in questa slide c'è proprio il link YouTube, eccetera, di questo ho parlato in qualche modo nel convegno di Ferrara, quindi essendo poi tra l'altro ormai disponibile su YouTube, invito chi volesse approfondire questo tema e non ha avuto modo di sentirlo può accedere alla videoregistrazione di quella conferenza. Mentre oggi vorrei parlare dei giganti di cui non ho parlato in quel contesto, che sono spesso dei matematici e spesso tra questi matematici molto impegnati in qualcosa che avevano a cuore alcuni di questi che trovate qua. Ne cito uno che non citerò dopo, Édouard Lucas,
no? Che al di là della storia biografica molto particolare, per cui chissà se non fosse morto in quel modo accidentale, che cos'altro ci avrebbe regalato nella sua vita. Però lui ha fatto molto per la diffusione della matematica per tutti, no? Dell'istruzione, l'importanza dell'istruzione matematica con l'associazione che ha portato avanti, con il coinvolgimento di tantissimi. È fantastico che nelle Regression, Regressiones Mathématiques, perdonate il mio francese, di Luca, ogni capitolo, che in realtà è ogni ricreazione, i capitoli si chiamano proprio ricreazione, è dedicato a una persona diversa, e in queste dediche, oltre ad esserci tanti dei membri dell'associazione, tra questi membri ci sono matematici di prim'ordine di diversi paesi d'Europa. Ne dico uno in modo campanistico, Luigi Cremona, no? Cioè, è particolare come in un lavoro del genere lui avesse a cuore comunque che si diffondesse un certo modo di fare matematica in tutto il contesto europeo. Allora, il primo contributo di cui voglio parlare è un contributo al quale sono arrivato un po' tardi nel mio lavoro di ricerca, perché non ho creduto nei potenti mezzi del 2021-22. Cioè, Boris Gordensky è l'autore di un libro. Qui ne vedete la copertina in alto a sinistra, in russo, ma il libro è famoso in Italia, e nel mondo come Moscow Puzzles, in Italia l'Enigmi di Mosca, i 353 qualcosa, c'è un numero che hanno identificato che non è poi il numero in realtà originale, però nella traduzione è quello. Eppure questo autore, che ha scritto quest'opera, abbiamo scoperto attraverso Google Translate che ha fatto ben di più di quell'opera. Dico Google Translate perché a un certo punto un po' una sorta di accanimento parlando con la professoressa Nina Gasca, dicendo: ma non riusciamo a trovare nulla di questo, e lei mi disse: vabbè, abbiamo tantissimi altri contributi, andiamo su altro. E ricordando insomma tanti dialoghi anche con il professor Iser, ho pensato che appunto c'era qualcosa che mi portava nella direzione di quest'autore, e ho dedicato tutto quello che avevo per trovarne qualcosa. Quindi ho cominciato a copiare le parole in cirillico su Google, andare a cercare in russo, e a un certo punto ho scoperto che c'era un deposito di una serie di opere russe dell'ex URSS, da parte di una persona che ha raccolto una serie di opere non solo di matematica, di tutti gli ambiti, e che aveva trascritto in linguaggio HTML, quindi come pagine web, questi testi, ovviamente in russo, no? Però con Google Translate, con un pulsante, con una piccola, erano quasi integrali, c'erano, e va bene, gli Enigmi di Mosca lo conosciamo già, ma lui nel 58 scrive I saggi sui problemi matematici per l'ingegno, che in realtà è la pubblicazione a un anno di distanza della sua tesi di dottorato, o meglio, quello che ha pubblicato della sua tesi di dottorato, che riguardava proprio questo tema: come portare i compiti matematici per l'intrattenimento, così li chiamava, nell'ambito della scuola, come occasione per, riprendendo Alcuino, no? Acuendus Iovanes, cioè per acuire la mente dei giovani, no? In questo caso c'è tutto un lavoro pedagogico che lui fa nel suo dottorato, infatti nel Dipartimento di Pedagogia, poi dopo di Pedagogia, che illustra quello che, secondo Gordemsky, possono contribuire a far nascere nella mente dei ragazzi, degli adolescenti, delle sfide matematiche di questo tipo. Noi oggi lo collegheremmo al mondo delle gare matematiche, delle Olimpiadi di matematica. C'è qualcosa di più e di diverso in questo.
E io ho cercato di distinguere un paio di osservazioni che lui fa. La prima, vabbè, la parola ingegno, che in realtà è una traduzione anche del titolo, ma oltre alle quattro parole che vedete qua, ingegno, creatività, apprendimento, piacere, che ritornano, sono ridondanti nel suo lavoro, e oltre al fatto, e questo ci tengo a dirlo, che si vede che lui ha un grande apprezzamento per la storia e ha una sua formazione storica, per cui riporta alla luce di tanti matematici che si erano dedicati a problemi per l'ingegno, riporta tutta una serie di aneddoti rispetto a come tanti problemi di matematica siano nati prima per l'intrattenimento e poi siano diventati matematica seria. Tutti conosciamo la famosa questione dei ponti di Königsberg per la teoria dei grafi, ma lui fa un'altra serie di esempi e comunque cerca di riconsegnare la matematica ricreativa, questa cosa che non abbiamo definito, ma che collochiamo nel mondo della matematica seria. Poi lo riprenderemo dopo, gli dà una dignità. È una dignità che lui dà con una serie di parole, secondo me, molto originali. La prima è questa, l'iniziativa matematica. Che cos'è l'iniziativa matematica? Cioè, se pensate anche solo etimologicamente, cioè prendere iniziativa vuol dire prendere decisioni in modo indipendente da quanto detto da qualcun altro, o quindi assumersi proprio la responsabilità della nostra azione, no? E lui dice: noi dovremmo fare dei compiti per i nostri studenti di varia difficoltà, quindi c'è la gradualità. Lui non l'ho detto, compiti extracurriculari. L'unica differenza tra Kordemski e quello che ho poi cercato di portare avanti io nella scuola, che portiamo avanti nella scuola, è che lui parlava di un extracurriculare, cioè quindi oltre l'ora di lezione. Quello che io ho cercato e sto cercando di portare nella scuola è qualcosa che riguarda anche l'oltre, ma soprattutto il curriculare, cioè deve entrare nella lezione. Non deve essere totalizzante, non deve sostituire l'intera struttura. Allora, e lui dice: come si esprime l'iniziativa? Si esprime nel desiderio di comprendere da soli il problema, nel desiderio di cercare autonomamente modi e mezzi per risolvere problemi, con persistenza e perseveranza nel superare le difficoltà che sorgono. E poi ho evidenziato la creatività matematica, però volevo sottolineare, sicuramente tanti di quelli che mi ascoltano adesso o che sentiranno la registrazione ricordano in queste frasi, riecheggia sicuramente il contributo, l'influenza di Polya, cioè qui c'è totalmente quello che il matematico ungherese ha sempre portato avanti, no? Questa cosa che è un problema, io per anni ce l'ho avuto attaccata in una delle mie classi, attaccata alla porta. Un problema diventa il vostro problema, lo possedete veramente quando decidete di risolverlo voi, quando diventa qualcosa che desiderate risolvere voi. Non lo vuole risolvere la vostra maestra, il vostro insegnante, vostro padre, vostro fratello, il compagno, ma è un qualcosa che sentite voi. E questo è fondamentale che sorga in matematica, perché noi purtroppo già dalla scuola primaria insegniamo problemi che sono problemi che poniamo noi e che per diventare dei nostri alunni. Cioè, facciamo molta fatica a trasmettere, a fare questo passaggio che ha un'importanza fondamentale, perché poi se il problema diventa tuo, tu incominci a pensare anche gli altri problemi collegati che possono nascere e incominci tu a porre problemi al tuo interlocutore, alla tua maestra, no? Cioè la bellezza di bambini che a loro volta propongono problemi alla maestra, no? Dicevano in tanti a scuola, uno degli ultimi a sentire la conferenza è proprio Francis Hull, l'autore di Mathematics for Human Flourishing. Probabilmente la cosa che importa di più non sono le risposte, ma sono le domande, no? Noi dovremmo dare una valutazione alle domande dei nostri allievi, cioè molto più che alle risposte che loro danno, no? Tra una buona domanda e una buona risposta, 100 volte una buona domanda. Le caratteristiche pedagogiche, vabbè, qua è un po' schematizzato quali sono le caratteristiche, però di queste sottolineo l'accessibilità. Lui chiama
la chiama accessibilità, che non è la stessa cosa della facilità della soluzione, NDR ho messo il per tutti, no? E noi abbiamo chiamato questo progetto nazionale Matematica per tutti. Non l'ho messo in queste slide, ma chi mi conosce sa quanto mi è cara una citazione di Platone che la professoressa Miriam Gasca mi ha fatto conoscere diversi anni fa, che nelle leggi dice questo, no? Che tra tutte le discipline la matematica ha non c'è nessuna come la matematica che abbia un'efficacia così grande. E dice, ma perché? Che efficacia ha la matematica rispetto alle altre? La chiama la scienza dei numeri. Ha questa efficacia, cioè, sveglia chi per natura è sonnolento e tardo di intelletto. Lo rende pronto ad apprendere, di buona memoria, perspicace, facendolo progredire per arte divina oltre le sue capacità naturali. Questa frase, che per me andrebbe appesa in tutte le sale professori, in sale docenti di scuola, secondo me anche in ambito accademico, dice che la matematica non è quell'ambito elitario in cui ci muoviamo, che poi magari lo diventa per certi versi quando si incomincia a fare la matematica superiore, quando si incomincia a studiare un certo ramo in un dettaglio sempre più profondo. Però la matematica innanzitutto è quella disciplina che sveglia chi per natura è sonnolento e tardo di intelletto. C'è una porta che noi dobbiamo solo aprire, solo che questa chiave è diversa per ciascuno di noi e non sempre noi docenti la troviamo. Io sfido qualunque collega a dire che ha mai trovato la chiave per tutti i suoi allievi, anche avendo un intero ciclo a disposizione. E questo dell'accessibilità vuol dire che non è facile proporre un compito che per l'ingegno, perché devo fare qualcosa che sia da una parte difficile, perché se non è difficile, se non richiede un minimo di fatica, non è divertente, cioè, se lo risolvo subito, se il gioco è troppo semplice, non è un gioco interessante, mi stanco subito, ma allo stesso tempo deve essere comprensibile, devo essere in grado, c'era un'espressione che usavano in inglese, palatable, palatable, al palato, cioè deve essere appetibile, no? Cioè, e quindi questo è fondamentale nella matematica ricreativa innanzitutto. Perché appunto sì, il problema dei ponti Königsberg è interessante, però non sempre si traduce quando poi vado a porre delle questioni in qualcosa di semplice, no? Di per tutti. Non mi soffermo su altre cose, ma solo su una. Lui cita nel testo degli autori russi del suo periodo, e a un certo punto dice che la cosa più difficile per un bambino, per un ragazzo, è pensare. È più faticoso pensare o fare una giornata di lavoro pesante, no? Di lavoro fisico, di spostare cose. Ecco, pensiamo adesso a quanto sia difficile pensare, a quanto sia difficile anche per un genitore accettare che la mattinata dei bambini, dei suoi figli, no, dei suoi figli è stata passata a pensare, a conversare con altri. Non hanno scritto niente sul quaderno e quindi non hanno fatto niente, no? Hai studiato? Sì, ma che cosa vedo? Ho pensato, hai risolto il problema? No, però per mezz'ora ci sono stato davanti. Pensate quanto poco siamo più, cioè, non siamo quasi più abituati a farlo, anzi, sembra quasi una perdita di tempo, no? E questo è invece importante, la matematica in questo ti abitua all'importanza che il lavoro mentale ha e anche alla fatica che il lavoro mentale richiede, perché noi stiamo dicendo che dall'oggi al domani si sta mezz'ora davanti a qualcosa. Dico mezz'ora in ambito accademico, che ovviamente è l'ambito dove immagino guardo Erika, guardo la professoressa Vero, cioè penso che è un ambito dove si sta a pensare ben più di mezz'ora, ben più, no? Però pensate nella scuola oggi, no? Nella scuola oggi io giro tante scuole e mi trovo di fronte docenti che quando gli dico 10 minuti, già inizia, sì, magari quello dopo 10 minuti fosse ancora lì a pensare una soluzione, no? E qui ci sta tutta, diciamo, tutta la nostra creatività nel proporre un qualcosa che possa dare spazio. Ecco, ricito Polia quando
aiutava con delle domande guidate il lavoro del risolutore di problemi, no? Cioè che possa essere accompagnato in quel lavoro a sciogliere la difficoltà del pensiero, che certo sono davanti a un foglio vuoto e non lo riempie, non è così semplice. Un altro contributo che cito, diciamo, questo è proprio veramente in modo stringato quello che volevo comunicarvi di questo autore, di cui naturalmente poi vi invito a approfondire i contenuti proposti. Paul Ernest è uno dei contributi, in realtà è il primo contributo che abbiamo trovato con la professoressa Miancasca, cioè forse è il primo contributo che si trova ed è il più, non sono avvezzo adesso sul mondo dell'Hamburg, delle citazioni, eccetera, però sarebbe quello il più citato, non mi ricordo come si chiama, insomma, comunque tutti quelli che parlano, lo citano. E quindi inizialmente sembrava il non plus ultra, adesso fatemi dire così. Dice qualcosa di importante, e nell'86 Paul Ernest, tra l'altro, è vivente, del 44, lo vedete lì, di fatto supportato da una serie di sperimentazioni fatte in classe, tra cui addirittura un gioco realizzato negli anni 70, che si chiamava Equations. Ma la cosa simpatica è che lui introduce la questione così: ma perché usare i giochi in classe? Come possono aiutare i bambini ad apprendere la matematica, e come po ma o son cioè, possono aiutare i bambini ad apprendere la matematica, oppure sono solo una forma di intrattenimento, un riempitempo, no? Ai tempi, pensate, qualche anno fa andava di moda il fidget spinner, come si chiama quel coso che girava lì, no? Cioè, tutti adesso non c'erano più, però riempitempo, passatempo, no? Cioè, ecco, l'idea che io devo combattere quotidianamente, soprattutto nell'ambito della mia scuola, che è una scuola superiore, ma anche nell'ambito della scuola secondaria di primo grado, è che il gioco non sia quello che si fa a ricreazione, nell'intervallo, nei momenti morti, per risvegliare l'attenzione. Sicuramente è una componente importante del gioco, ma se noi vogliamo fare matematica attraverso il gioco, questo non è l'unico motivo per farlo, no? Infatti, nella citazione di Ernest dice, no? Molti li portano a Natale o quando siamo vicino alle vacanze estive, no? E sotto anticipo un autore di cui parlerò dopo, perché viene citato in quest'articolo, e io l'ho conosciuto così, cioè ho iniziato a interessarmi di lui perché veniva citato nell'introduzione dell'articolo. Zoltán Diniz dice: vabbè, no, tutta la matematica, tutto l'insegnamento della matematica dovrebbe essere fatto con i giochi, cioè è proprio, cioè, un'affermazione molto potente. Però mi voglio limitare al contributo, cioè nel contributo, con una serie di sperimentazioni documentate, con un po' di analisi di quello che è stato l'efficacia, l'impatto del gioco nelle classi campione in cui erano stati somministrati, era stato in particolar modo somministrato questo gioco Equations, e l'altro di cui prima si era visto il tabellone. Alla fine si arriva a una conclusione, cioè effettivamente i giochi possono contribuire all'insegnamento, ma devono essere completamente incorporati nel programma, cioè non è che è una cosa a sé stante, ma devono far parte del programma. E su questo, permettetemi di dire, anticipando eventuali domande, io ci tengo molto al fatto che il gioco sia un contenuto ancora prima dei contenuti matematici soggiacenti o che veicola il gioco, cioè non è una modalità di apprendimento della matematica, ma è una modalità di fare matematica, è una delle essenze del fare matematica. Una matematica senza l'aspetto del gioco, dalla dimensione ludica, la dimensione del problema, che per il matematico pure è un gioco, no? Cioè trovarne il teorema, la dimostrazione, cioè tutto quel momento in cui devo accogliere quella sfida, secondo me si perde un po' quello che è il contesto proprio della matematica stessa. Quindi poi lui fa un elenco dicendo in tre punti: ebbene, allora sono un rinforzo e una possibilità di far pratica di certe skills,
possiamo acquisire e sviluppare alcuni concetti e possiamo sviluppare ovviamente quello che ormai è sulla bocca di tutti, cioè le strategie di risoluzione dei problemi, di problem solving. E poi in alcuni punti ho sintetizzato quelli che poi sono i contributi che escono fuori, il lavoro cooperativo, il fatto che fondamentalmente ci sia quella componente di varietà e sappiamo quanto è importante nell'ambito del contesto d'apprendimento dell'allievo. E poi l'occasione di dialogo, la conversazione, cioè giocando, se è vero esistono i solitari, però il gioco è un confronto e in matematica sappiamo quanto è importante nell'apprendimento e nell'insegnamento che ci sia questo confronto. È la parte più difficile per noi insegnanti perché guidare un colloquio, una conversazione matematica non è banale per niente e non si può in qualche modo preparare perché quello che sarà la domanda di quel bambino io non la posso sapere, posso immaginarne alcune, ma non posso, un po' come il problema. Con quella varietà di soluzioni che non conosco. E poi ho voluto mettere, vedete sotto Lehman Allen, che è morto recentemente, era l'autore di questo gioco Equations, molto carino per chi conosce i giochi che abbiamo utilizzato, Rolling Cues Pitagora, un po' un antesignano di Rolling Cues Pitagora fatto in una lavagna, magnetica, cioè quindi lì vedete di sfondo ci sono dei numeri, delle cifre che venivano attaccate sulla lavagna. E si giocava, è bellissimo, c'è un video se lo cercate in rete, in lingua inglese, un'oretta, un'oretta e mezza, credo, ma in cui lui gioca con una classe di bambini che intervengono, fanno, cioè tutta l'attività di gioco con Equations. E ho voluto mettere invece un contributo di David Kirby, un insegnante che ha, diciamo, ha dato nella rivista. Ha tenuto una rubrica di, mi pare, 13, sì, 13 articoli, Maths, Games, Workshop, e poi da questa rubrica ha tratto un piccolo libro che si chiama Games and the Teaching of Mathematics del 92, ma vedete lì un elenco di 8 parole. Ecco, queste 8 parole io le ho fatte mie anche nell'ambito della didattica perché dicono come si potrebbe proporre il gioco e di che cosa deve essere fatto il gioco in classe, a scuola. Training, cioè c'è una fase di allenamento. Prima di giocare ci si allena, una palestra. Purpose, gli studenti devono sapere lo scopo del gioco, ma devono scoprirlo, lo scopo del gioco. Quindi non è che semplicemente, cioè non immaginate in modo un'applicazione schematica di questo elenco. Participation, cioè gli studenti devono essere coinvolti. Sia chi è di turno sia chi non lo è, quindi ci deve essere dall'arbitro al segnapunti quello che è. Poi che c'è discussion, la conversazione, ne abbiamo parlato prima, e poi la conversazione che può essere in piccoli gruppi, insomma quello che è. Sono andato avanti, scusate. E non leggo. Forward planning, cioè il fatto che prima di portare il gioco in classe io devo essermelo provato, pensato. E quindi poi immaginare anche le regole che porrò ai miei studenti in base a quella che è la classe che ho, all'obiettivo che voglio portare avanti e tutto quanto. Lo dico, sembra una cosa banale, ma in ambito didattico non si può dare per scontato nulla e soprattutto pensare che il gioco sia una soluzione per un'attività che non ho preparato è proprio la cosa esattamente opposta, cioè se uno vuole portare il gioco a scuola deve prepararsi di più di quando non gioca. Quindi lo dico per chi dovesse seguire questa lezione, non immaginate di prendere una scatola che poi date ai vostri studenti e sono loro come tante volte ci scrivono insegnanti che mi dicono bellissimo il gioco, mi hanno spiegato loro le regole. No, cioè così. Non è quello che vorremmo portare, non è questo l'approccio alle matematiche elementari attraverso il gioco. Semplicità e flessibilità. La semplicità riguarda la gradualità, poiché noi andiamo in serie, cioè, anche se il gioco nella sua massima forma è un gioco complesso, scolasticamente parlando va proposto in modo graduale, quindi semplicità in cui poi piano piano aggiungiamo regole attraverso anche la flessibilità, il fatto che poi posso inserire mano a mano altre questioni.
Let's Play Mathematics è uno dei tanti scritti di Zoltán Dines, che anche lui ci ha lasciato solo pochi anni fa. Questa persona funambolica, che penso che diversi, forse dei presenti, hanno anche conosciuto direttamente, ecco, ha lavorato in tutti i continenti. Insomma, non sto qui a presentare il suo lavoro, per tratti anche discutibili. Ha fatto molto discutere per tante questioni che ha sollevato sulla didattica matematica. La cosa su cui mi soffermo è questo. Ho scritto, per non ometterlo, però lui tratta molto chiaramente il gioco nell'ambito più della scuola primaria, se vogliamo, come livello, e distingue tre tipologie di gioco, su cui c'è una grande discussione su quale sia l'ordine più efficace, pedagogicamente parlando, di proposta, no? Cioè la manipolazione, quindi lavoro con materiali concreti, ma anche la manipolazione mentale, il lavoro mentale, gioco di rappresentazione, quindi un concetto matematico lo faccio mio se ho anche una variabile, lui chiamava la multiple embodiment, cioè la rappresentazione multipla, quindi io devo poterlo vedere in modi diversi e quando sono in grado di rappresentarlo in modi diversi, ho fatto mio quel concetto, e il gioco basato su regole. Bene, da un punto di vista del mio lavoro, la cosa che mi ha stregato di questo autore è stato questo Six Stage Theory of Learning Mathematics. L'ha scritto poi recentemente, l'ha ripubblicato nel sito a lui dedicato, quindi è disponibile in rete, descrivendo ciascuno di questi sei passaggi: il gioco libero, il free play, iniziare a giocare, ma cioè manca una N, learning to play by rules, cioè imparare a giocare attraverso le regole, il confronto. E questo io, se lo leggete così in un elenco, non capivo bene cosa volesse dire, ma l'ho capito con l'esempio di cui un pezzo ho voluto proporvi. La rappresentazione, quindi poi la rappresentazione di quello che ho tirato fuori dal confronto sul gioco, la simbolizzazione, cioè la rappresentazione in simboli e la formalizzazione finale. Sembra difficile questo, sembrano difficili questi sei passaggi, ma in realtà io l'ho chiamato come dire, un gioco dell'apprendimento, cioè se alla fine guardate al di là della parola gioco che compare nella prima, solo nel primo stage, nel primo livello, in realtà si può immaginare come l'apprendimento come un intero gioco. E lui in questo intero gioco segna, cioè dà degli spunti di lavoro. E l'esempio che fa in uno dei suoi scritti più recenti è il seguente. In realtà qui si dovrebbe dedicare solo a questo, quindi ho deciso di stringarlo, non fare tutti i livelli, ma vi mostro come lui affronta i primi tre livelli dell'esempio. Cosa vuol dire? L'ho chiamato gioco apprendimento, i livelli dall'1 al 3. Si comincia con alcuni materiali concreti. Immaginate ad esempio di avere i blocchi multibase, i bambini che fanno dei castelli, costruzioni, eccetera. Nulla, gioco libero, non dico niente, ok? I regoli potrebbero essere, no? Cioè, pensate a un materiale così da costruire. E poi, learning to play by rules, cioè a questo punto bisogna imparare a giocare secondo delle regole. E io, che insegno, so cosa c'è dietro questo gioco? I bambini no, ok? Quindi io qui potrei dirvi in anticipo cosa c'è dietro, ma lo scopriremo adesso insieme. The Dance Game. Lui che cosa fa? Questo secondo me, boh, io ogni volta che lo rileggo penso che sia una cosa geniale. Cioè, lui prende tre giochi diversi, ok? Che fondamentalmente rappresentano la stessa cosa, lo stesso concetto matematico che lui vuole introdurre ai suoi bambini.
ai suoi studenti. Allora, il dance game funziona così: hanno dei gettoni di colore rosso che sono le ragazze e i verdi sono i ragazzi. Ragazzi e ragazze vanno a ballare a coppie secondo le seguenti regole. Il ragazzo con la ragazza non può ballare, non possono ballare due ragazze, non possono ballare due ragazzi. Se c'è qualcuno con cui ballare, si balla, non puoi rifiutarti. Se non c'è qualcuno con cui ballare, vai nella sala ristoro, no? E aspetti che arrivi il tuo partner. Si tirano i dadi di colore rosso e di colore verde. Al proprio turno ogni giocatore tira entrambi i dadi per decidere quante ragazze dado rosso e quanti ragazzi arrivano al ballo il dado verde. E poi si seguono le tre regole che ho detto prima. Ok? Se alla fine del turno la sala ristoro è vuota, viene assegnato un punto al giocatore di turno. È riuscito a fare ballare tutti e non lascia nessuno. Il primo che arriva a 5 punti è il vincitore. Questo è il gioco, ok? Semplice. E dei bambini giocano, ok? Adesso qua, dire, ma che sta insegnando? Cioè, cosa c'è dietro a questo? Faccio vedere lo schema che propone anche lui, già svelandovi un po'. La lettera R corrisponde alle ragazze, girls, e la G ai ragazzi, boys. Poi mi spiegherete come hanno fatto a fare questa scelta didatticamente folle, perché la G di girls è green, sarebbe la G di green, e la R è la R di red. Quindi green sono i ragazzi e R, red, sono le ragazze. Ho dovuto prepararmi più volte su questa slide perché RG, poi c'è R di ragazza. Comunque, guardate, sala ristoro ci sono due ragazze, poi ci sono nella sala da ballo tutte coppie, non mi interessa neanche troppo adesso sapere quante siano le coppie, e poi vedete accanto c'è scritto due ragazzi in meno delle ragazze, due ragazzi in meno delle ragazze, che è un modo di dire fantastico, di dire meno due, no? Due ragazzi in meno delle ragazze è un modo di dire il numero intero meno due. Allora, in questo gruppo di ragazzi e ragazze arriva, il gruppo è descritto così, lo potete vedere come elenco questi due R, non so se il cursore va, no? Questi due R e 5G, ma non contiamo, ma leggiamo sotto, tre ragazzi in più delle ragazze, ok? Più tre. Ecco perché trovate anche in alto il più davanti al numero, cioè il segno davanti al numero intero sta a indicare l'operazione, cioè il concetto che sta dietro. Allora, a questo punto la rappresentazione diventa così. Arrivati questi, che fanno? I due ragazzi che stavano nella sala ristoro vanno a ballare scusatemi, R, ricordo, R, red sono le ragazze, la G sono i ragazzi, quindi le due ragazze vanno a ballare, c'erano tre ragazzi e uno non ha la ragazza perché non era a disposizione, gli altri andavano a coppia e quindi praticamente cosa succede? Penso non sia difficile da spiegare, insomma, un ragazzo rimane green nella sala ristoro, tutti gli altri stanno lì e quindi praticamente c'è un ragazzo in più delle ragazze, one more boy than girls. Ok? Più uno. Scritto in alto, l'avevo già scritta la soluzione, diciamo così. Questa è la traduzione. Più 3 meno 2 più 1 non viene scritto in questa fase. È una cosa che stiamo dicendo noi. Ovviamente farà parte dei livelli successivi di rappresentazione, formalizzazione, eccetera. Però è fantastico che dietro ci sia questa cosa, no? Più 3, ma ok, spingiamoci oltre. The Dance Game. Viene aggiunto un dado con metà delle facce colorate di rosso e l'altra metà di verde. Se esce una faccia di colore verde, le persone stanno arrivando a ballare. Se esce una faccia di colore rosso, qualcuno sta andando via. Piccola complicazione. Chi arriva, chi se ne va. A ogni turno di gioco, a questo punto, i dadi sono diventati tre. Si è aggiunto questo, che ci dice se arrivano o vanno via, e poi due precedenti per dire quanti sono i ragazzi dei ragazzi. Così, ad esempio, viene proposta la situazione seguente. Ci sono due ragazzi nella sala ristoro, due ragazze, quindi due ragazzi in meno delle ragazze, quindi meno due. E alcune persone stanno andando via, cinque ragazzi e due ragazze stanno andando via, quindi ci sono tre ragazzi in meno delle ragazze. Ok? Quindi
operazione. Ricordate, diciamo, la regola che diciamo, che sappiamo che è una convenzione, è conveniente, ma è una convenzione, meno per meno fa più 1, eh? Qui meno 2, meno meno 3, naturalmente dà come risultato più 1. Come si può spiegare questa situazione praticamente? Se le 5 ragazze e 2 ragazzi stanno andando via, ok? Cosa vuol dire? Leggiamo, cioè, ci sono 3 ragazzi in meno delle ragazze, cioè, cosa è successo rispetto all'inizio? Lì è la bella sfida anche da un punto di vista della conversazione matematica con i bambini, no? Perché fondamentalmente se ci sono 3 ragazzi in meno delle ragazze, le 5 ragazze che vanno via, 2 se ne vanno con i 2 ragazzi, quindi sono 2 coppie che se ne vanno. Le altre 3 ragazze che se ne vanno via possono essere le 2 che stavano nella sala ristoro e un'altra che stava a ballare, che lascia il suo partner da solo, che se ne va da solo nella sala ristoro. Ok? Oppure possono essere tranquillamente 3 ragazze che stavano nella sala da ballo, lasciano i loro partner vanno nella sala ristoro, trovano 2 ragazze nella sala ristoro, 2 vanno a ballare con le ragazze, quindi c'è tutto un via vai, forse, alla fine sempre uno rimane. No? Ah, è bellissimo, cioè, nel senso. Cioè, c'è tutto questo movimento in meno 2, meno 3 uguale più 1, cioè non è che stiamo dicendo numeri, no? Ok, questo è The Dance Game. Questa era la parte, diciamo, più originale del discorso, perché poi lui dice, va bene, questo, poi lo conosciamo tutti, le passeggiate. Passi a destra, passi a sinistra, decido destra, sinistra, per chi è pari, per chi sinistra è negativo, destra è positivo, e riesco a tradurre in più e meno, ok? E quindi adesso, senza entrare nel dettaglio di questa slide, il concetto si traduce in passi a destra e passi a sinistra, ok? C'è una dà ai bambini una formalizzazione di questa cosa e gioca sulle passeggiate. Poi lo fa con la bilancia aritmetica. Allora dà una bilancia e dice, guardate qua, la bilancia com'è fatta, e qua ci sono 7 per 2 più 6 per 2, che sono uguali a 2 per 3 più 5 per 4, no? Cioè con i pesi rappresentati lì e ragiona in questo modo. E poi quello che prima poteva essere un po' fumoso e che secondo me racchiude la genialità di questo approccio giocoso, il confronto. Adesso qua un po' forse lo vedo un po' sgranato io, però vabbè, sono 3 colonne: dance, waltz e balance, cioè vedere cosa succede nei vari passaggi. Lasciate perdere, diciamo, le prime righe, no? Cioè dice. Ti sta spiegando sostanzialmente cosa vuol dire positivo o negativo, no? Cioè, il positivo è andare a destra o che arrivano i ragazzi, negativo è che arriva una ragazza e o vai a sinistra, no? E poi il peso a sinistra o il peso a destra, no? Cioè così. Dopo è bello che qui c'è un esempio di una situazione additiva in tutte e 3 le rappresentazioni, no? Embodiments, vedete, multiple embodiments di cui dicevo prima. E lui dice, ci sono 3 ragazze nella sala ristoro, poi arrivano 2 ragazzi e 5 ragazze, e quindi alla fine che succede? Che rimangono 6 ragazze nella sala ristoro. Quel 2-5 è meno 3. Avevamo meno 3 di partenza, ci aggiungiamo meno 3, diventa meno 6. Ma diventa un meno 6 assolutamente gestibile per un bambino, perché noi meno 6 ce l'abbiamo adesso nella nostra formalizzazione, che arriverà dopo. Ma adesso è tutto chiaro, cioè i 2 ragazzi che arrivano o arrivano già accompagnati oppure vanno a scegliersi una compagna tra quelle che erano nella sala ristoro, però comunque 6 rimangono senza compagno e rimangono a sala ristoro. Con i passi è inutile che ve lo dica, e allo stesso modo con i pesi è molto molto significativo. E diciamo l'idea della costruzione dell'apprendimento è che nel momento in cui ho focalizzato queste 3 rappresentazioni, il passaggio alla formalizzazione della stessa identica cosa è un passaggio non automatico, ma comunque molto più carico di significato, no? Ok. Dell'approccio antropologico volevo semplicemente citare chiaramente quelli che sono stati diciamo, 2 dei maggiori contributi a cui mi sono riferito anche sulla scia del lavoro di Miguel de Guzmán, ovvero
il contributo piuttosto noto di Homo Ludens di Huizinga e il contributo dei Giochi gli Uomini, la traduzione italiana dell'opera in francese di Roger Calois. Che cosa c'è secondo me di interessante? Ritorno al discorso del restituire la matematica alla cultura, alla storia dell'evoluzione umana, della nostra società. C'è il fatto che nel gioco, cioè noi ormai siamo ancora una società che gioca, no? È una società che gioca, ma non gioca quando sta al gioco da tavola, ma proprio le regole che gestiscono da un punto di vista delle leggi, no? È tutto un gioco dove noi dobbiamo stare a determinate regole che abbiamo scelto noi. Se pensate, l'esperienza tribale era un'esperienza dove non prevaleva. Ecco, scusate, questo lo sto dicendo senza citarvi le quattro parole. Roger Calois, forse non tutti lo sappiamo, descrive quattro categorie del gioco, quattro forme del gioco. E questo secondo me è uno dei contributi più interessanti per un insegnante, per chi si occupa di un approccio pedagogico alla matematica, alle matematiche elementari, cioè quattro componenti che possono essere presenti anche contemporaneamente, più di una nello stesso gioco. Alea, il caso, no? La sorte, il dado, agon, la competizione, agonismo, no? Cioè, la competizione. Mimichi la maschera, cioè l'aspetto che noi quando giochiamo siamo in un altro posto, siamo un'altra persona, la finzione, ci immergiamo in quel posto. E Lilinx, la vertigine, che forse è dico sempre la mia preferita, perché diciamo se quello che noi associamo alle montagne russe, no? Come la giostra, però io diciamo da matematico non posso non pensare alla vertigine di chi trova un risultato, di chi risolve un problema, di chi vede, di chi nell'ambito della ricerca storica scopre qualcosa che era nascosto e più che non era già davanti ai suoi occhi, no? E io penso e dico sempre ai miei colleghi e agli studenti che se uno non fa mai un'esperienza di vertigine in matematica, qualcosina se la sta perdendo, e non è il gioco l'esperienza, è la matematica che ha questa caratteristica già in sé. Quello che dico sempre è quando un problema è un problema quando ti porta a vivere questa vertigine, altrimenti molto spesso è un esercizio mascherato da problema, è qualcosa, no? Come noi alle scuole primarie, penso, quando ci sono quei titoli, problema con l'addizione, che già. Quando tu leggi nel titolo problema con l'addizione, chi ha mai visto un problema dove c'è già scritto l'operazione, ammesso che poi quello sia no? Cioè, e a due poli opposti ci sono la paideia, il gioco senza regole, e il ludus, il gioco con le regole. Il ludus, gli scacchi, la paideia, la corsa, il free play all'iniziale, no? Cioè, di cui parlava anche Dines. Questo è bello perché c'è uno schema che si trova, una tabella, adesso qua non la riporto per esigenza di tempo e spazio, una tabella che Calois presenta dove ci sono tutti i giochi che si muovono attraverso questi due poli opposti, no? E piano piano poi magari quanto più metto le regole, quanto più vado verso, che ne so, gli scacchi piuttosto che, no? E perché dicevo che è importante da un punto di vista della storia, perché prima dicevo le esperienze tribali. Noi siamo in un contesto dove competizione e alea dominano la nostra società, no? Noi pensiamo che la regolazione migliore sia questa, cioè che ci sia una competizione, che ci sia una giusta distribuzione, dove l'equità spesso è data dall'aspetto anche casuale, no? Ma prima c'era la maschera, pensate, le tribù che erano tutti pitturati, no? Cioè, sembra una cosa, no, antica, ma invece era un modo di vivere questa forma in modo principale, no? Come tema. E, vabbè, qui chiaramente De Guzman fa un affondo che fondamentalmente ci dice: no, ma guardate che qua il tema non è solo che la matematica può essere fatta attraverso il gioco, ma che la matematica è essa stessa un gioco. Ed è in questa slide con questi due autori perché è lui che ha richiamato l'importanza di collegare la matematica all'antropologia, cioè non solo all'aspetto psicologico di relazione, ma proprio all'aspetto
dell'uomo. E quindi la slide che presento qua è un po' diciamo un parallelo che fa, un parallelismo che lui fa tra la matematica e il gioco. Quindi l'elemento di gioco della matematica, ha fatto questo schemino in cui dice: no, c'è il giocatore esperto che è il matematico che fa ricerca, che cerca nuove strategie a partire dalle conoscenze che ha. I giochi più complessi sono i problemi aperti della teoria. Gli inventori di giochi sono poi gli innovatori, quelli che dimostrano nuovi, scoprono di fatto teoremi, no? E poi lo schema prima, no? Per dimostrare teoremi ci sono gli elementi, i primitivi della teoria, gli assiomi, le prime definizioni. Per ipotizzare devo conoscere i pezzi, che relazione c'è tra i pezzi, e poi propose, no? Lo scopo del gioco. E poi questo schema che lui fa, questo l'ho riportato nell'originale in spagnolo, di riprovare un'euristica del gioco sulla scia di Polia, quindi le quattro fasi della risoluzione dei problemi di Polia, le quattro fasi per proporre in qualche modo un'attività didattica attraverso il gioco. Non entro nel merito di ciascuna di queste, cito solamente il fatto che uno dei suoi interventi, questo dell'84, proprio in un convegno sull'apprendimento della matematica, aveva il titolo I giochi matematici nell'insegnamento, e lui dice appunto: ma a mio parere il tema è che noi dobbiamo fare cosa, ma perché non possiamo parlare, non possiamo alleviare la mortale serietà di tutto questo delle nostre classi con un sorriso, no? Cioè togliere questo aspetto, quindi introducendo il gioco. E poi richiama un po' il tema che dicevamo di Gordensky, no? Cioè consiste nel portare allo sviluppo della mente, delle potenzialità intellettuali, sensitive, affettive, fisiche in modo armonioso. L'ultimo contributo di questi che cito è il più recente, Mathematics for Human Flourishing, Francis Hsu. L'ho incontrato quasi per caso, e non era citato da nessuno, ma non so se si può dire, me lo suggeriva Amazon di acquistarlo in base a tutte le cose che ho acquistato io. E guardai di che cosa si trattava, e effettivamente era qualcosa che per me ha colmato, come diceva lo stesso Mnangagwa, un vuoto che avevo da tanto. Cioè, perché fare matematica, no? C'è sempre il solito tema, no? Perché fare matematica? Perché ti serve nella vita, la matematica è dappertutto, è nel lavoro, vabbè, lasciamo fare la spesa che ormai abbiamo tolto, però insomma, l'aspetto pratico, la matematica del cittadino. No, la matematica ti serve perché aiuta gli uomini a fiorire, a fiorire, a fiorire, e a, come lo fa? Coltivando a delle virtù. Come la matematica, le virtù. Ecco, questo a me ha aperto un mondo. Notare, lo sottolineo sempre, che nel titolo c'è With Reflections by Christopher Jackson. Questo libro nasce da un intervento che lui fa, che è una lezione magistrale, eccetera, e gli chiedono poi di pubblicarlo, ma da una corrispondenza epistolare che Francis Hsu intraprende con un ricercato, un condannato 27 anni di carcere, Christopher Jackson, che dal carcere scrive a Francis Hsu, ha detto: ma non c'è modo di fare per corrispondenza matematica, studiarla a vari livelli, non c'era, stiamo parlando di un po' di anni fa, e inizia, cioè tanti no, sappiamo cosa in carcere, secondo le cose, questo che cosa inizia a studiare la matematica, ma sempre più matematica, matematica superiore, no, tutto quanto. E nel libro ci sono, in ogni capitolo del libro, ci sono dei contributi di questo Christopher Jackson, dei problemi che lui ha provato a risolvere questo, no? Delle discussioni tra lui e Francis Hsu. Leggete i titoli sono i desideri umani che caratterizzano ogni uomo, e lui li fa titoli dei capitoli. Ogni capitolo è dedicato, il primo capitolo è Flourishing, poi ci sono questi: Exploration, significato, gioco, play, beauty, permanence, truth, struggle, power, e finisce con love. Non è un libro, come dire, filosofico nel senso dispregiativo del termine, cioè nel senso, no, cioè che fa voli pindarici, no. Entra nel merito, fa degli esempi. Anche proprio di matematica seria, fa degli esempi e racconta per ogni capitolo quali sono le virtù che si permettono coltivate di
raggiungere quel desiderio umano. E nel capitolo del gioco le virtù sono queste: speranza, pazienza, curiosità, perseveranza, concentrazione, capacità di cambiare punti di vista, confidenza. Questo Confidence in Struggle noi l'abbiamo tradotto, uscirà tra l'altro nel 2023, edita da Carocci, una traduzione di questo libro in italiano. Se avete suggerimenti sulla traduzione del titolo, ci stiamo lavorando. Confidence in Struggle, fiducia nella lotta, non si capisce bene, però a me piace molto come immagine, cioè che noi quando insegniamo matematica dobbiamo trasmettere il fatto che uno degli aspetti sono quei 30 minuti di prima che dicevamo, no? Cioè che un ragazzo, un bambino, e poi un ragazzo e poi un adulto abbia fiducia in quel tempo che sta dedicando, in quel caso in una lotta della sua mente, no? Cioè che ragione, eccetera, abbia fiducia che quel tempo lì non è un tempo perso, che è un tempo che gli verrà ridonato in tante forme, non per forza in una forma che è quella appunto dozzinale del dire no, vi servirà nel lavoro, perché non c'è nessuno che nel lavoro, a meno chi non la insegna come me, utilizzi mai un'integrale, un'equazione di secondo grado o quant'altro. E l'apertura di spirito. Se notate, io diciamo da insegnante non posso non dirlo, sono tutte parole che oggi è uscito un po' il tema della life skills, eccetera, però sono tutte parole che non entrano nella valutazione dell'apprendimento della matematica, ma che in realtà sono le parole che dovrebbero entrare maggiormente. Noi abbiamo fatto, diciamo, i nostri alunni hanno fatto esperienza di cosa vuol dire la pazienza in matematica, hanno fatto esperienza di cosa vuol dire la capacità di cambiare punti di vista. La concentrazione, che spesso è data come qualcosa, come un prerequisito, loro non sono concentrati, ma non è qualcosa che siamo noi che dobbiamo educare. Cioè, è un tema grosso questo, cioè che se noi dovessimo rimpostare il lavoro in questo senso, ci troveremmo sempre, diciamo, di fronte a quello che è, diciamo, per me il tremendo mistero dell'insegnamento, cioè che non si arriva a tutto, a tutti, ma ci si prova, con tutta l'attenzione di questo mondo. L'immagine a barca a vela è l'immagine che si usa nel libro, no? Cioè, ma fare matematica che cos'è? Andare in barca a vela da un punto A a un punto B. Ah, beh, facile, ma perché uno dovrebbe andare in barca a vela? Perché andare in barca a vela non vuol dire che lo scopo è sto in un punto A, devo arrivare a un punto B, perché per andare da un punto A a un punto B ci posso andare con qualunque altro mezzo, forse la barca a vela è il meno congeniale, no? Invece voglio andare in barca a vela perché voglio vivere quell'esperienza dell'andare in barca a vela che è fatta di tante componenti, che non è solo andare da un punto A, da una riva a un'altra o ritornare, no? E questo secondo me è importante, diciamo che le vele che portano alla, che, scusatemi, il vento che alimenta le vele sono queste virtù. Sono andato lungo su questa prima parte, quindi accorcerò totalmente l'esempio, ma ci tenevo a sottolineare questi aspetti. L'esempio dalla storia della scuola di oggi che porto, che comunque lo riporto veramente brevemente, è un esempio che a me ha affascinato fin cioè, da prima del lavoro di ricerca. The Four Force Problem, il problema dei quattro quattro, quattro quattri, se volessimo tradurlo letteralmente. Come fai con quattro quattro e le quattro operazioni a ottenere tutti i numeri da 1 a 10, da 0 a 10, no? Questa è una delle cose più interessanti che io abbia incontrato, perché poi all'inizio si banalizza, no? Si fa solo con, cioè si banalizza, si fa semplice solo con le quattro operazioni, poi si mettono le parentesi, si mettono le radici e si arriva a un livello tale per cui negli anni abbiamo scoperto che questo problema, oltre a essere catalogato, c'è una risorsa in rete fatta da un contemporaneo, David Sigmaster, dove ci sono praticamente tutte le risorse di matematica ricreativa esistenti, però in un modo, come diciamo, catalogatorio, cioè classificatore e poco fruibile per un insegnante, per farvi capire la sezione
rompicapo aritmetici è fatta di 19 pagine, no? Cioè, non è proprio facilissima, di facilissima lettura. E comunque uno dei rompicapo, questo dei quattro quattri, nel 1780 compare in questo test del Schoolmaster Assistance di Dilworth, un qualcosa di simile, no? Cioè, traduci 12 in quattro numeri, no? In quattro numeri uguali, cioè fai in modo di ottenere 12 utilizzando quattro numeri uguali. E poi in un altro caso invece c'è Jack che dice: Harry, puoi utilizzare 4-3 per ottenere il numero 34. Qua ovviamente non vi ho messo le soluzioni, così poi magari qualcuno ci pensa su 4, come fa questo 4-3 a ottenere 34. Non c'è specificato se si possa fare o meno la giusta posizione, quindi se il 3 possa essere usato come cifra tipo del 33, ad esempio, no? Che appunto vi ho dato la soluzione. Una possibile soluzione. Non specificandolo, chiaramente, didatticamente è un po' più povero, perché noi chiaramente didatticamente sottolineiamo spesso il tema del testo con i nostri studenti, perché se non l'ha detto, maestra, prof, posso farlo. È chiaro che però se voglio usare i numeri e non le cifre, quindi non c'è la giusta posizione, la cosa si complica un po' di più e diventa un'altra cosa. Cosa succede qui? Che noi abbiamo ricercato questo problema nella storia, abbiamo scoperto che nella raccolta di Rose Bowl, nelle varie edizioni, aumentano le risposte, cioè prima lui inizia proponendo la soluzione fino al 170, poi incomincia, ci si mette a lavorare anche con un collega con cui fa un articolo sulla Mathematical Gazette solo un anno dopo. Sono arrivati già all'873, aggiungendo addirittura si sono inventati i subfattoriali, le parentesi, i decimali, le radici quadrate e la giusta posizione delle cifre. Quindi hanno fatto l'escamotage di poter usare il 44 o il 444. Simpatico il fatto, questo lo riporta Bellos nel 2011, non abbiamo trovato altri riferimenti. Dice che Dirac trovò questa soluzione generale, che è una soluzione comunemente utilizzata, in cui addirittura utilizza il logaritmo. È una soluzione che trovate anche su Wikipedia, cioè nel senso, nel problema 4-4 la soluzione generale è una soluzione che mette in ballo il logaritmo e la radice. Con questa soluzione potete scrivere qualunque numero n. L'importante è che vedete sotto le radici concatenate siano n come il numero che volete ottenere, e poi solo per le proprietà dei logaritmi, solo, però non è una cosa per i matematici difficili. A livello di matematica superiore, di scuola superiore, si può gestire e si ottiene. Però l'aspetto didattico che voglio trasmettere è questo: cioè come da un problema del genere si possa fare quel lavoro di indagine che è vicina all'ambito della matematica vera. Quindi il 4-4 che cosa fa? Diventa 4-4 per ottenere un numero, quindi ti do quattro cifre uguali. Ma senti, ma facciamolo con quattro cifre diverse, ok? Quattro cifre diverse, ma dai, facciamo un po' più di quattro cifre, ma dai, diamo la giusta posizione. È il numero fisso di operazioni, cioè le operazioni non è che ne puoi usare quante ne vuoi, ti dico io quante. Tipo di operazioni fissate, non puoi neanche decidere più quali, devi sapere quelle. E no, adesso però c'è un numero bersaglio, cioè ti dico io quanto devi ottenere. Cioè, quella combinazione lì deve ottenere questo numero. E poi, no, a questo punto arrivo fondamentalmente a una cosa del genere, che sono sei cifre, le quattro operazioni, più o meno per diviso, per ottenere il numero 10. Questo è l'ultimo esempio in cui poi ci siamo fermati e abbiamo detto: vabbè, ma non potremmo fare un programma con Python su questa cosa, cioè potremmo trovare un modo per simularle tutte, trovare tutte le possibili combinazioni, permutando le cifre e le operazioni? Allora, senza che entro nel dettaglio, abbiamo dovuto escludere le posizioni dello 0 a sinistra e tutto quanto, lo 0 davanti a un'operazione, cioè tutte le varie combinazioni in cui non si può andare. Abbiamo fatto un programma con Python in cui si potesse simulare questa situazione. E poi siamo andati oltre. Beh, solo sei cifre, facciamo un po' più di sei cifre. Allora abbiamo detto: beh,
facciamo anche più di 6, ma a questo punto non vogliamo che il risultato sia fissato. Il numero bersaglio non ce l'abbiamo, abbiamo 6 cifre o di più e permutiamo anche il segno uguale. Per mutare il segno uguale diventa una complicazione. Computazionalmente il programma è disastroso, nel senso che impiega un paio d'ore con queste condizioni, però te le stampa tutte, assolutamente. E quindi, per esempio, in questo caso, questo poi lo discuto approfonditamente, per esempio, questo è l'esempio, uno degli esempi che porto nella tesi. Abbiamo visto come cioè il programma può essere un suggerimento didattico, perché avere le soluzioni non è che sia necessario, ma ci dice, vabbè, lui ci ha dato le soluzioni, adesso come avremmo potuto trovare le soluzioni in modo, ragionando per tentativi, ma per tentativi, appunto, ripeto, ragionati, cioè, allora posso utilizzare questo, insomma, qua facciamo il lavoro e poi arriviamo, concludo, al gioco. Questo è il gioco che avevamo in mente, questo è un gioco con i dadi che utilizziamo comunemente, questo gioco è fatto da 8 cifre e 4 operazioni e il segno uguale che permutano. E quindi con quel Python simulavamo il gioco, con il gioco vedevamo e quindi avevamo la doppia attività. E questo è un gioco di matematica elementare, perché siamo con i numeri, sono numeri a una cifra e un paio di numeri di 2 cifre, come di discorso. 4 operazioni, niente parentesi in questo caso, quindi ci limitiamo a questo. E la cosa bella è che questo è un problema sempre nuovo, cioè ti avvicina al mondo della matematica seria, qualcosa che di matematica elementare, no? Però proponendolo anche agli insegnanti, agli adulti, eccetera, è qualcosa che ti inchioda, perché tu hai questa cosa e vabbè, devi, con i dati che sono usciti, devi provare a utilizzarli tutti, senza lasciarne qualcuno. Allora che succede? Come posso fare? Adesso scorro così. Posso andare a vedere la parità e la disparità dei numeri e quindi l'equilibrio lo vado a ottenere in base al fatto pari o dispari. E questo è molto interessante perché guardate, questi due piatti della bilancia non sono uguali senza bisogno di fare i conti perché da una parte è un pari, dall'altra un dispari. Guardo solo i colori delle unità, delle cifre delle unità che mi fanno dire che da una parte è un pari e dall'altra un dispari. Allora posso giocare su una bilancia che poi è un pari algebra, poi aggiungo, tolgo, sposto, e allora faccio diventare pari pari, cioè quindi gioco solo su un'unità senza neanche preoccuparmi di guardare i risultati. Adesso che ho la mia bilancia pesata in modo corretto, vado a vedere che differenza c'è tra i due. La differenza è 8, 30 uguale 38, come faccio a bilanciarlo? E questo è un bellissimo gioco perché posso avere quest'idea di bilanciare con più 4 a destra e 4 a sinistra, semplicemente scambiando, vedete, ho scambiato il 4 con l'8, il 38 è diventato, cioè il 34 è diventato 38, l'8 è diventato 4, fantastico. Oppure potevo fare una cosa diversa, scambio solo il 7 con il 3 nel primo termine. Questo è fantastico da un punto di vista della scuola primaria. Perché se loro imparassero senza utilizzare gli interi negativi, in questo caso che 3 meno 7 e 7 meno 3 hanno come differenza il doppio, no? Cioè quella differenza di 8 è il doppio del valore assoluto della differenza, avrebbero fatto molto. Quindi quello che per noi, guardandolo algebricamente, è più 3 meno 7 che diventa, cambio i segni, diventa più 7 meno 3, cioè aggiungo 4 o tolgo 4, è chiaro che la differenza è 8, no? Più o meno 4. E quindi poi si lavora su una cosa di questo genere, lavorando proprio in termini di indagine, problemi, e questo è uno solo degli esempi, ovviamente, di possibili. Questo è un ambito aritmetico, poi c'è tutto l'ambito geometrico, probabilistico e quant'altro, con la bellezza di poter vedere che, per esempio, in questo caso la parità e la disparità è una condizione necessaria, non sufficiente, ma una condizione necessaria perché la bilancia sia in equilibrio. Per ottenere un'uguaglianza con tutti i dadi, gli studenti devono scoprire che le cifre, se uso solo più e meno, sto solo con più e meno, le cifre delle decine devono essere dello stesso colore, o pari pari o dispari dispari. Questi sono vari esempi che non vi sto a dire. E concludendo, ho sintetizzato in 3 punti quelle che possono essere le potenzialità. Comunque questo poi lo lascerò, le slide della tesi, le potenzialità
devono avere i giochi da utilizzare in classe e più che le potenzialità che trovate qua, insomma, piuttosto semplice anche alla luce delle cose che ci siamo detto. Vedete, ecco il A Way of Making Serious Mathematics Understandable or Palatable, quello che dicevo, vi citavo prima, la Paideia, il piacere, il divertimento e Linux. Più che questo, vi volevo sottolineare questo, che riguarda purtroppo noi, cioè sì, i giochi hanno una forza, che sono ripetibili con diversi gradi di profondità e che appunto hanno questa caratteristica che la ripetibilità li fa sorgente infinita, tra virgolette, di problemi ricreativi. Un singolo problema ricreativo non si ripete. Una volta che ho il problema del lupo a capra e il cavolo, che dicevo prima, vabbè, una volta l'ho fatto, è finita. Mentre il gioco, questo con i dadi, l'idea è quella, si ripete ed è sempre un rompicapo. E fai fatica poi a staccare. Dice, non ho trovato il tredicesimo, ho fatto solo con 12, devo farlo con 13. Esiste la soluzione, non è certo che ci sia. E quindi capite quanto ci si avvicina alla matematica, però il punto 2 e il punto 3, questo riprendo anche un insegnante degli anni 50 che abbiamo trovato con la professoressa Miran Gasca, che diceva questo bellissimo, in un articolo dove non ti aspetti, alla fine dice, va bene, quali sono tutti gli ingredienti per insegnare? Alla fine l'ultimo mette pupils themselves, cioè senza fondamentalmente i ragazzi, gli studenti, non si poteva fare niente. Dice, no, quali sono gli ingredienti? No, senza il coinvolgimento e il protagonismo degli studenti non si può fare niente. E io aggiungo, da parte nostra, senza la passione e il coraggio di docenti, che dicevo prima, giocare è più faticoso. Noi usiamo come slogan della nostra associazione, insegnare è una bellissima fatica. Senza quella fatica non si può fare niente, però vi assicuro che è bellissima. Grazie.